sente? Sì. Prego, segretario, con l'appello. Montanari Corinna. Ghirri Alberto. Caffettani Matteo. Meglioli Paolo. Scianti Giorgia. Zini Eleonora. Non c'è. Okay. Assente. Monti Luca. Marzani Giulia, Gallinani Marcello, non c'è, Solustri Cristina, Battistini Manuel, non c'è, Sansiveri Roberto, Diacci Elena, Beghi Davide, Campani Massimiliano, Spallanzani Tiziana. Ok, sì sì, ho visto. Vabbè. Siamo presente anche la consigliera Zini. Bene, grazie, buonasera a tutti. Iniziamo quindi con l'approvazione dei verbali della seduta precedente, quella del 25 ottobre 2016. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. Punto 2, comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale, e la comunicazione è semplicemente questa, ne approfitto, solitamente lo faccio con un'email informale, ma visto la ristrettezza dei tempi, il prossimo Consiglio Comunale si terrà probabilmente venerdì 16 dicembre. Andiamo, noto. Va bene, andiamo al punto successivo. Comunicazioni del Sindaco. Comunico al Consiglio che nelle prossime ore manderò un messaggio di solidarietà a nome del nostro Comune all'avvocato Enzarando e i suoi colleghi del suo studio. Enzarando è vicepresidente di Libera, è avvocato che opera nel Foro Modenese e da tanti anni impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata, nel rappresentare anche Libera come parte civile, tanti processi che riguardano gruppi criminali anche nella nostra regione. E la solidarietà deriva dal fatto che, come saprete, avrete letto, nella notte tra venerdì e sabato, nella serata tra venerdì e sabato, mentre lei era impegnata in un dibattito pubblico con Don Luigi Ciotti, il suo studio è stato. Ci sono stati degli intrusi che si sono appunto inseriti nel suo studio, hanno rovistato nelle carte, hanno controllato i computer, senza però, a questo credo di aver capito, rubare oggetti di particolare valore. Quindi insomma un episodio molto inquietante. Enzarando doveva essere con noi sabato sera, un'iniziativa che avevamo promosso insieme a Libera all'interno della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e non è potuta venire proprio a seguito di questo brutto accadimento, quindi io credo sia giusto mandarle un messaggio di solidarietà da parte di tutti noi, in modo che senta la nostra vicinanza e prosegua con ancora più determinazione il suo lavoro di legale anche all'interno di Libera, per quello che fa a favore della nostra anche democrazia e della nostra libertà. Grazie Sindaco. Punto 4 è la modifica delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Modifica il regolamento settimanale del mercato settimanale Mercati di Fiera. La parola al Vice Sindaco Nasciuti. Grazie Presidente, con la presente andiamo a modificare alcune situazioni che nel tempo si sono dimostrate non utilizzabili, quindi alcuni posteggi, come abbiamo già comunicato alla Capigruppo. Sui 428 della Fiera di San Giuseppe ne sopprimiamo 4, che sono nel tempo diventati inutilizzati, e sui 208 di Santa Caterina ne sopprimiamo 2. Questo per quello che riguarda l'area delle fiere. Per quello che riguarda l'area del mercato, trattiamo la parte di via Garibaldi, cercando di dare uniformità e omogeneità nella profondità dei banchi, in modo da poter avere più accesso alle aree retro dei banchi, quindi alla, diciamo, alla parte del commercio in sede fissa, in modo che ci sia più spazio anche per fruire dei controviali che durante i lunedì sono occupati dai mercati.
è una restrizione di 20 cm da una parte e di 70 dall'altra, in modo da uniformare anche le profondità e dare più possibilità al commercio in sede fissa di avere più accessibilità. Questo in conformità con le norme di sicurezza che tuttora sono garantite e in accordo con l'associazione in categoria. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se ci sono interventi su questo punto. Sansiveri, prego. Molto brevemente, era una richiesta, una segnalazione che era pervenuta anche al nostro gruppo, questa in particolare dei negozianti e dunque assolutamente favorevoli. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, quindi procediamo con la votazione del punto 4, modifica delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, modifica il regolamento del mercato settimanale e i mercati di fiera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Punto 5, la variazione al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del decreto 267 del 2000. La parola per illustrazione al Sindaco. Grazie Presidente, si tratta dell'ultima variazione al bilancio 2016, l'ho già presentata all'ultima riunione della conferenza dei Capigruppo. È una variazione di lieve entità che serve soprattutto a sistemare i capitoli e di lieve entità anche per il fatto che l'ultima variazione l'abbiamo fatta al bilancio poche settimane fa. Entrando nel merito e segnalandovi le variazioni sui capitoli, quelle più significative dal punto di vista dell'entità economica, per quanto riguarda il primo settore, cioè quello della segreteria, dell'anagrafe, del personale, del commercio e delle fiere, abbiamo un aumento di spesa di 6.500 euro per l'acquisto di attrezzature per i cimiteri, in particolar modo scale, 7 scale. Per quanto riguarda il secondo settore, abbiamo riduciamo le entrate derivanti da l'IMU, dalle pubbliche affissioni, dalla TASI, in quanto noi avevamo fatto delle previsioni naturalmente nell'approvazione del bilancio previsionale, ma le variazioni servono poi a adeguare il bilancio sulla base delle reali entrate di questi tributi e come sapete nel 2016 sono state previste anche delle agevolazioni che i cittadini e le imprese potevano chiedere rispetto al pagamento di questi tributi e quindi non eravamo nelle condizioni prima di poter sapere esattamente quante erano queste agevolazioni che venivano chieste, proprio visto per il fatto che doveva essere una richiesta che veniva formulata dal cittadino. Quindi adeguiamo e rendiamo più vicino all'entrata reale i capitoli relativi appunto in particolar modo all'IMU e alla TASI, riducendolo di 163.000 euro. Però considerando il gettito complessivo che si avvicina ai 5 milioni e 800 mila euro. Non è una variazione di grandissima entità. Per quanto riguarda altre variazioni nei capitoli relativi al secondo settore, mi preme segnalare una riduzione dei trasferimenti all'Unione Tresinaro Secchio di 79 mila euro, quanto il capitolo il servizio sociale unificato necessita di meno risorse, come già è stato detto dal Presidente dell'Unione nell'ultimo Consiglio dell'Unione, e quindi significa che i vari comuni che compongono dell'Unione devono concorrere con minori risorse al funzionamento dell'Unione stessa. Abbassiamo di 20.000 euro il fondo di riserva, che passa quindi da 50.000 a 30.292 euro, e credo che 30.000 sono per il mese di dicembre, spero possano bastare. Per quanto riguarda il quarto settore, quello della cultura e dello sport, la variazione più significativa è un contributo della Regione sulle iniziative sportive per un progetto chiamato Bambini Sportivi, e quindi troverete una voce di entrata di 5.000 euro non prevista e un'uscita
di altrettanto valore proprio per la realizzazione di questo progetto. Per quanto riguarda il quarto settore, cioè l'assistenza, si tratta solo di una manutenzione dei vari capitoli tra entrate ed uscite, quindi non ci sono entrate maggiori rispetto a quanto avevamo previsto e neanche quindi spese maggiori, ma solo un adeguamento dei vari capitoli. Stessa cosa per quanto riguarda l'istituzione dei servizi educativi scolastici, anche qui l'unica variazione in positivo è un contributo di 50.313 euro da parte della Regione Emilia-Romagna erogato dalla provincia sull'assistenza dei ragazzi diversamente abili nelle scuole superiori, e questo quindi va ovviamente a portarci un'entrata maggiore sul capitolo che già avevamo previsto per questo tipo di servizio. Naturalmente tra entrate e spese la variazione si chiude in pareggio. E ringrazio. Grazie Sindaco. Aperta la discussione. Consigliera Zini, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Una breve considerazione, come ci ha illustrato il Sindaco, si tratta dell'ultima di una serie di variazioni che abbiamo effettuato quest'anno. Gli importi non sono particolarmente rilevanti, ma si muovono su quello che è stato il trend che ha caratterizzato tutte le varie approvazioni del bilancio in corso d'anno. Viene confermata la solidità patrimoniale ed economica del Comune e l'impegno sui servizi e sugli investimenti. Come gruppo consigliare del PD quindi ci auguriamo di proseguire su questa linea anche e di cominciare a lavorare quanto prima sul prossimo bilancio per l'anno successivo. Grazie. Grazie. Campani, prego. Sì, grazie, buonasera. Ma visto che si parla di variazioni, penso che il tema sia assolutamente inerente, volevo chiedere al Sindaco se potevamo avere un qualche ragguaglio in merito alle attività che sono state messe in atto per il recupero dell'evasione Tari, poiché comunque nei consigli appena discussi abbiamo sentito parlare di cifre molto importanti e comunque sappiamo che è stato messo in atto appunto tutta una serie di azioni per tentare il recupero, quindi volevo appunto chiedere a che punto eravamo e quali erano le cifre interessate per questo. Grazie. Grazie, sentiamo se ci sono altri interventi prima della replica. Ok. Sansiveri, prego. Sì, al di là del nostro voto su questo punto che concerne il bilancio e alla composizione dello stesso e quindi ne è conseguenziale, coglievo l'occasione per chiedere un'informazione riguardo ai 79.000 euro di minor trasferimenti verso l'UTS per i servizi. Mi pare che in UTS si fosse parlato di 59.000 euro per il comune di Scandiano, quindi volevo conferma di questo numero o se magari avevo capito male io. E di questo minor gettito, se possibile, avere un chiarimento, un dettaglio, se è stato fatto a parità di servizi, se sono stati tagliati o ridotte alcune prestazioni o da riduzione del personale, insomma, da dove deriva questo risparmio che sembra un buon risultato. Grazie. Grazie Sansiveri. Qualcun altro? Sindaco, prego. Sì, la Tari rappresenta certamente un elemento di delicatezza che dobbiamo monitorare costantemente, come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, sia in quest'aula consigliare che durante le commissioni, è purtroppo il tributo locale più soggetto a evasione. E questo per le ragioni che immagino non comporta immediatamente una interruzione nell'erogazione del servizio.
a differenza di altri tributi o di altri appunto servizi che vengono pagati. E noi abbiamo livelli di morosità piuttosto elevata, non sono livelli di morosità più alti di altri territori, quindi siamo purtroppo in media, dico purtroppo perché fossimo solo noi, ma nell'ambito provinciale le percentuali sono quelle, e noi ci stiamo concentrando molto per la riscossione coattiva, quindi noi abbiamo fatto la gara, abbiamo individuato un soggetto che si occupa della riscossione coattiva che sta procedendo, recuperando a partire dal recupero dei tributi del 2013, quindi a partire dal 2013 sta proseguendo sulle altre annualità e arriverà fino al 2015 compreso. Purtroppo sul 2013 siamo intorno, vado a memoria, qui non ho il dato preciso, ma possiamo diciamo poi precisarlo anche nei prossimi giorni, se avete bisogno di informazioni il nostro ufficio ragioneria è a disposizione, e anche quello dei tributi, intorno credo al 20% del recupero di quanto non è stato pagato nel 2013. Nel 2014 le iniziative, le lettere sono diciamo, partite da poco, quindi il dato più certo è quello del 2013, e lì abbiamo più o meno un recupero del 20%, e quindi dovremo necessariamente procedere a misure come appunto l'ipoteca, laddove è possibile, su immobili, su beni e anche in alcuni casi i fermi amministrativi, che come sapete è uno strumento che è a nostra disposizione per poter obbligare, spingere sempre di più la persona che deve pagare questo tributo a farlo. Quindi nel momento in cui non vengono saldati questi debiti, poi si procede in questo modo, insomma, con i fermi amministrativi piuttosto che con misure ipotecarie. E l'altra domanda non me la ricordo, anzi quella del 79.000 euro. No, non c'è stata una riduzione dei servizi da parte dell'Unione Tresnaro-Secchia, questo è un avanzo, nel senso che anche qui quando tu fai un bilancio di previsione metti delle risorse facendo delle ipotesi, poi tu magari durante l'anno hai meno casi da seguire, hai meno problemi o meno anche problemi emergenziali da seguire e quindi ti possono avanzare delle risorse, quindi queste risorse in meno che noi daremo all'Unione sono il frutto del fatto che questo servizio ha avuto probabilmente meno interventi da effettuare su casi sociali, ecco, su problemi di carattere sociale. Per esempio, soprattutto sui servizi sociali che si occupano, penso ai minori, lì ci sono delle variabili molto alte, cioè basta che nell'arco dell'anno tu abbia diversi minori da seguire, minori intendo non nuclei familiari con minori, ma minori da seguire, quindi minori da mettere in comunità, da accompagnare in comunità, minori da dare in affidamento, che ovviamente ti sballano le previsioni, perché diciamo il servizio che deve occuparsi della gestione minore è molto oneroso, quindi ti bastano pochi casi che si verificano durante l'anno e quindi non c'è una diminuzione dei servizi, semplicemente un avanzo rispetto alle spese che erano state preventivate, quindi come facciamo tutti gli anni, a fine anno poi queste risorse vengono restituite ai comuni dell'Unione Tresnaro-Secchia. Grazie, grazie Sindaco. Sì, San Sivieri. Innanzitutto grazie dei chiarimenti. Avevo un altro paio di domande per quanto riguarda il discorso della Tari. È stato individuato quindi un soggetto esterno per il recupero dei crediti, ma non c'era anche una persona all'interno dei nostri uffici che era stata dedicata a questa attività? E poi l'altra domanda puramente tecnica, quel 20% recuperato trattandosi di un soggetto esterno, sono entrate che ha il Comune, il 20% quindi del totale, oppure di questo 20% chiaramente bisogna scremare il compenso per questo soggetto? Grazie. Prego, sì. La società che è stata individuata tramite gara, che si chiama Engineering, ha un aggio del 19% su quanto riesce a recuperare. E l'ufficio tributi
che segue tutte le operazioni di recupero dei tributi fino alla riscossione coattiva, da quel momento diventa funzione di engineering, è stato nel corso dell'anno potenziato con un'unità in più rispetto all'annualità precedente, quindi abbiamo ricostituito l'ufficio come tradizionalmente era composto da 3 persone, è ritornato ad essere 3 persone proprio per concentrarci di più sul controllo, le verifiche, sull'elusione e sull'evasione. Io sono convinto che per il lavoro che stiamo facendo avremo dei dati migliori del passato rispetto a questo fronte, quindi si stanno avendo dei recuperi. Poi è naturale che Scandiano è un territorio che ha una conformità urbanistica diversa da altri comuni del distretto, quindi quando hai dei recuperi di tributi su aziende, su imprese, sono cifre molto elevate, cioè molto più elevate di recuperi che riguardano il singolo cittadino, no? La singola famiglia. Quindi questo, diciamo, ci porta a non poterci paragonare esattamente ad altri territori che sono più industrializzati di noi, che hanno più industria, quindi hanno cifre più alte rispetto anche al pagamento dei tributi, quindi anche sul fronte dei tributi evasi, ovviamente. Spero che sia stato chiaro. Grazie. Se non ci sono altri interventi, quindi mettiamo in votazione la variazione al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi per gli effetti dell'articolo 175 del testo unico degli enti locali. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Qui c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Approvata maggioranza. Sesto punto è la convenzione per l'affidamento alla provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. La parola all'assessore Ferri. Grazie Presidente. Sottoponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale questa convenzione con la provincia di Reggio Emilia per il supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante. Il decreto legislativo 50 del 2016, che di fatto è il nuovo codice dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture, dà un'indicazione precisa e spinge sull'aggregazione delle stazioni appaltanti. Delinea questo decreto legislativo il nuovo sistema di aggregazione delle committenze. Prevede che i comuni non capoluogo procedano all'esecuzione, allo svolgimento di gare attraverso le centrali di committenza, quindi aggregazione dei comuni in seno all'Unione dei Comuni, organi tra unioni di comuni e anche attraverso l'utilizzo degli enti di area vasta come può essere la provincia. La finalità è quella ovviamente di razionalizzare i costi e utilizzare al meglio le risorse di personale e anche le competenze per l'esecuzione della gara. L'altra premessa doverosa è che noi con questa convenzione ci apriamo, diciamo, una possibilità, una strada di collaborazione con la provincia per lo svolgimento delle gare, ma non comporta né per noi né per la provincia nessun obbligo. In sintesi, la convenzione prevede che venga affidata, nel caso in cui lo decida autonomamente il Comune e la provincia ovviamente sia d'accordo, lo svolgimento delle procedure di gara di tutto quello che è lo svolgimento della gara dopo la determinazione a contrarre, quindi tutto quello che è la procedura a monte della determinazione a contrarre, cioè dal progetto preliminare, studio di fattibilità, fino all'impegno di spesa, quindi il progetto esecutivo, la nomina del responsabile unico del procedimento che rimane del Comune, la stazione unica appaltante fa la procedura di gara e poi ripassa la palla al Comune dopo l'aggiudicazione finale, quindi per quello che riguarda la stipula del contratto, la direzione dei lavori, fino al collaudo finale delle opere. Quindi rimangono a carico della provincia, nel caso in cui si stipuli la convenzione, solo la parte meramente di svolgimento della gara.
Ovviamente la convenzione prevede un rimborso, che è un rimborso delle spese alla provincia per l'esecuzione delle gare di cui sopra, che viene determinata a seconda dell'entità dei lavori che si vanno ad appaltare, da un minimo di 0,25 fino a un massimo dello 0,5% sull'ammontare dei lavori. Grazie Assessore. Ci sono interventi sul punto, Sansiveri. Grazie Presidente. La cooperazione tra gli enti ha potenzialmente aspetti positivi, come abbiamo visto anche poco fa, per via della condivisione delle risorse, delle persone, delle informazioni e per la razionalizzazione delle spese. Come è stato indicato alla conferenza di Capigruppo, esiste già un sistema centralizzato nell'Unione Trisinale Rossecchia ed è su questo che credo dovremmo puntare, sulla fusione effettiva dei comuni con i benefici sopra esposti. L'istituto della provincia è da sempre mal visto dal nostro movimento politico, ancora prima della finta abolizione dell'ente da parte del governo, tradotta invece nell'abolizione del diritto di voto dei componenti da parte dei cittadini. Per questo motivo non abbiamo mai preso parte alle elezioni di questo ente e dunque non siamo presenti in provincia. Tuttavia si tratta di una convenzione non vincolante e non esclusiva e questo è positivo. Colgo l'occasione per chiedere un'informazione, un chiarimento. Una volta eventualmente stipulata questa convenzione, in base a chi deciderà e in base a quali criteri, se e quando avvalersene. Grazie. Grazie. Assessore. Allora, ovviamente lo decide il Comune, nel senso che lo decide la Giunta. Faccio un passo indietro, noi abbiamo una centrale unica di committenza che già dalla sua istituzione, che penso che risalga a 2 anni fa, se non ricordo male, a cui noi ci siamo rivolti per l'espletamento di tutte le gare che vanno oltre i 150.000 euro di lavori, così come prevede la legge. Quindi, e noi abbiamo continuato e continueremo a fare così, nel senso che la centrale unica di committenza della nostra Unione è il primo soggetto a cui noi ci rivolgiamo. Questa è una strada in più, diciamo, che noi ci riserviamo, anche tenendo conto che nel caso in cui appunto la centrale unica di committenza dovesse essere oberata di lavoro, perché comunque ad essa fanno capo tutti i comuni per le gare, noi diciamo abbiamo una via di uscita per poter svolgere la nostra gara e non magari dover posticipare o fare saltare un'opera pubblica. Teniamo conto che se ci trovassimo nella condizione di dover appaltare un'opera e la centrale unica di committenza non riesca a farla perché magari ha altre 5, 6, 10 gare per conto degli altri comuni da fare, noi ci troveremo in un vicolo cieco. Cioè noi, se abbiamo lavori, opere che superano i 150.000 euro, noi non possiamo fare la gara, cioè il comune non può fare la gara perché la legge lo vieta. Quindi è una strada alternativa che noi ci riserviamo, ma la nostra indicazione primaria, quindi la decisione della Giunta su dove rivolgersi, è quella comunque di continuare con la centrale unica di committenza dell'Unione. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi sul punto? Se non ci sono, procediamo con la votazione. Del punto 6, convenzione per l'affidamento alla provincia di Reggio di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza, non essendovi altri punti, la seduta è tolta. Grazie, buonasera a tutti.